Prima avevamo messo i Bahamen con Who Let the Dogs Out, perché in onore al nostro ospite preparate museruole, guinzagli vari. Non è che lo stiamo prendendo in giro. E qui con noi c'è Pietro Aradori. Ciao Pietro. Ciao, ciao a tutti. Sempre un piacere averti qua a Radio Cantù. Andrea che ci scrive: come mai, osti, come mai in Eurocup fai prestazioni da MVP e in campionato no? Subito pa, così. Non lo so, diciamo che non si può giocare ogni partita come migliore in campo. Sarebbe bello, io ci provo, però bisogna anche fare i conti con le altre squadre, gli avversari. Verranno le partite in campionato, non c'è un motivo preciso. Una partita alla volta e anche in campionato verranno, insomma. Un messaggio da Mauro Radice, che ci segue sempre, o almeno credo ci segua quasi sempre, dato che ci scrive spesso. Prima ci chiede, diceva che nell'attesa di Aradori ci proponeva gli spunti di discussione che magari potremmo affrontare anche con Pietro, ovvero è arrivato il main sponsor, alleluia, direi che siamo tutti contenti, c'è poco da discutere. L'azionariato popolare comincia a farsi interessante, aspettiamo qualche imprenditore coraggioso. E poi chiedeva: qual è l'ultimo tassello per garantire un futuro prospero a Cantù? Personalmente credo che Cantù debba espandere i propri orizzonti, diventare pallacanestro Cantù Brianza, allargare il bacino dei tifosi e soprattutto degli investitori. Non so quanto Pietro sia esperto di marketing per la pallacanestro Cantù, però è interessante sapere se un giocatore pensa effettivamente a queste cose. Che mancasse uno sponsor, non c'era bisogno di essere esperti di marketing. Indubbiamente questa entrata di Vita Snella è una cosa assolutamente positiva. Speriamo che sia, insomma, a lungo termine e che invogli, tra virgolette, a far rimanere più anni possibili anche la famiglia che c'è ora, che è veramente la famiglia che è Mascoli, che è veramente una super famiglia. E un giocatore non influenza sicuramente, almeno posso parlare per me, ma anche per alcuni ragazzi e giocatori che conosco, non influenza il modo in cui va in campo questa cosa. Magari può far parlare o può fare, sono chiacchiere, insomma, da bar, tra virgolette, ma da bar non nel senso che non hanno valore, ma magari lo puoi fare fuori dal campo, discutendo, parlando, però ecco, per quanto mi riguarda non influenza come entro in campo, se ci sia o meno lo sponsor, questo no. Ecco Pietro, in Coppa stiamo andando fortissimo e quindi usciamo un attimo, insomma, non mi permetto di lasciarla da parte, cosa che non potete fare voi ovviamente in quanto giocatori. Dico, il campionato prevede Siena, Brindisi, poi Caserta, comunque diciamo sono tre partite complessivamente da qui a fine anno, anno solare, insomma, questo fine novembre-dicembre, partite che possono dire tanto su quello che può essere Cantù quest'anno. Sicuramente. Però io voglio dire una cosa, nel senso che sono tutte partite difficili e sembra scontato, non è così, perché siamo andati a Cremona e abbiamo perso una partita in cui loro sembravano i Lakers, al di là dei nostri errori di difesa, che ci sono stati sicuramente. Però quando chiudi i primi due tempi con 44-45 punti segnati, sei sotto di 20, con loro che hanno fatto 12 su 17 da 3, sicuramente ci sono errori nostri, ma c'è anche tanto merito loro. Quindi in ogni campo che vai, puoi giocare a Caserta, puoi giocare a Milano, puoi giocare a Brindisi, che adesso tra l'altro è prima in classifica, ogni partita non è mai scontata la vittoria, non è mai un regalo la vittoria, ma è sempre qualcosa che vai fino in fondo e te la meriti.